Mi chiamo Mariccia. Ma tutto quanto mi dice una civitina. E sono andato alla montagna, alla macchia, insieme con la banda mio frate. E si mi chiede che chiamano brigante. E io sono una brigantessa, come a tant'altro. Ma mo, la voglio raccontare come ci sono andato. Quando arrivato stai uscito a causa carne, una cesaglia brava da fretta. Erano venuti un guastiglio, come se sapessero che la gente nostra si sarebbe ribellata. Sparavano e agirevano alla mano, così, giovani, vecchi, fermi. Poi arrivano a fuoco alle case e passavano appresso. La gente nostra ci provava a si difendere. Ma chi era proprio da un esercito? Tenevano prova, cannone, fucile e cuore, e noi tenevamo che scoppetta per la sennò per sparare dopo. La prova era fatta a casa e la palla era più in bocca. Con tutto questo però ci sapevamo a difendere. E più era capisci casa cana, ci aveva rimessa pure la pelle di sale selva nostra. Mi sa tutta che la cesaglia. Più peggio era per un figlio. Scosa cane ci erano giovane per fare quello che non potete immaginare. Levavano anche un'ora, pure lo voglio uccello manco spagato. E le facevano talmente tante spisse che si diceva che gli era stato un mannato. E che ci tenevano a fare la destra e passare un guaio in tutta la maniera. E noi ci tenevamo a difendere. Caccheruna era pensata buona che gli spilloni che buttammo la pacchiamo potevano essere utili. E cominciato a fare un po' più rosso, più lungo. E che era diventata la difesa del nostro figlio. A tucchetto pure a me. Era aiuto a terra la forma insieme con Carmela, perché là ci stava una lenza rallentita e volevamo risicciare nella strada qualcosa, perché mi sa tutta che la cesaglia era diventata difficile pure la mangiare. E la fame si mangiava a farsi sentire. Dalle tenevamo la manca 15 anni e gli vecchi ci dicevano stai da raccolta, ma per noi era solo una pazienza. Io mi portavo gli spilloni, ma mi ha pensato mi sarei adoperata proprio di più. Io riavolo ce la teneva proprio da con noi. Ci sapeva essere annanza, tu scausa cani, rapporto, che rivela. Rivevano e parlavano in giambre, come fanno disse, per capire se erano amici. Solo che le volevano fare, sono cammini. Subito, io e Carmela ci mettiamo a correre. Io ero una parte e Carmela era un'altra. Ho avuto una volta per dire a Carmela. Dacci notte che fine ha fatto. Io correva. E correva più forte che poteva, più riscalzi, correva e mi chiede di andare con la Santa Chiesa. Mi mettete a uno spigolo tra gli umori e gli altarini, ci trovo io sta giusta, io non la saggio che mi passetta per la capa. Gli anziani mi erano sempre ritta da quando erano venuti gli francesi, parecchi anni prima. Non credevano a niente, che poi la chiesa era come una stalla. Stavo quando la gente ha deciso innanzi a Cristo e gli santi. Però gli sposacani non erano francesi tutto, no? E pensai, questa che rende la gola, innanzi a San Michele, tu sposacani me la sappiace, no? Cos'è così? Arrivetta subito. E come me?
si avvicinò. Io non poteva fare niente. Io non poteva scappare, stava all'ora, niente più spigolo, non poteva fare niente. E dici cosa che hanno si chiede ancora? Ricorda ancora la puzza. Puzzava l'aria. Il sudore, la prova, la fucina. Ma ce stava a faccia! Veramente, alzava la testa e cominciava a maniare. Un danno che mi faceva tutto il braccio. Com'è il scignale che non può più scappare e sei attaccato agli cacciatori. Gliette gli spillone e gli piangliette lì 30 gli corpo. Ma ricorda ancora che non voleva entrare tutto e 30 fa con tua mano e frullava e con Gliette affullava in gengatto a terra. Non posso più scordare la faccia che facente più cosa che la volta che si viste la faccia non che sta morire della scordiglia. Mi passi tra parte a parte e sarei continuata se il spillone non fosse toccato in terra. Oh, ma ricordo pure quanto fu tuo se gli ricacciava e che gli sangue mi gli faceva circolare la mano e io tremavo. E tremava, piangeva, rideva, non lo faccio manchì! Ma sai che era uscita pazza? Oh, ma ricordo com'è un suono. Il diritto San Michele, ma come si fa ritratto mentre un pulcino va di riavolo. E pensava, ma ci ha fatto morire così? Ah già ci sarà, mamma, tu non puoi capire! Perché chi gli uomini erano riavolo! E gli oggi infortunato come sei fatto pure tu! Tuo padre Dario mi ha perdonato! E tu c'hai da mettere una buona parola perché si fissa come si aiuta le cose! Oh, ricorda che gli metti gli spidoni e gli metti a goppare gli altari e me lo fuietto. La chiglia di orma, so ci ritina la brigantessa.